بس سميتو ايضا قدامي هادو الدروس ياك صافي باش نبقى نتبع مثالي هكذا قلتي قايم واحد شويه لا بلاتي ولا بغيت نوقف جوزي شويه هكا دابا تاخذ من جنب وقفي قلتي مثالي واحد شويه تسكت تخدم غير في الكلام اها دونك انت متبع معايا برا يلا Ciao ragazzi, come state oggi? Spero che stiate bene. Allora, continuiamo i nostri corsi per il tronco comune e questa volta con una nuova lezione sui verbi servili, una lezione di riflessione sulla lingua. Allora, cosa sono i verbi servili? Perché si chiamano così? E quali sono questi verbi? Allora, per rispondere a queste domande, leggiamo queste frasi. 1. Posso entrare? 2. Ragazzi, dovete fare molta attenzione. 3. Oggi vado dal medico. Vuoi accompagnarmi? 4. Sai giocare a carte? Allora, osserviamo la prima frase. Posso entrare? Dove è il verbo coniugato in questa frase? Bravi, posso. Nella seconda il verbo coniugato è dovete. Nella terza frase vuoi. E nella quarta sai. Dunque, posso si tratta del verbo potere, al presente dell'indicativo. Dovete è il verbo dovere, vuoi il verbo volere, sai il verbo sapere, coniugati tutti al presente dell'indicativo. Allora, questi sono i verbi servili, cioè sono servitori di un altro verbo aggiungendovi una certa determinazione, cioè che quando dico posso entrare, do al verbo entrare l'idea della possibilità. Quando dico invece dovete fare, do al verbo fare l'idea del dovere, dell'obbligazione. Vuoi accompagnarmi? Do al verbo accompagnare l'idea della volontà, del desiderio. E quando dico sai giocare, do al verbo giocare l'idea del sapere. Allora, adesso vediamo come si coniugano questi verbi al presente dell'indicativo. E cominciamo con il verbo potere. Io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Il verbo dovere invece, io devo, tu devi, lui, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete e loro devono. Il verbo volere. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. E il verbo sapere. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, voi sapete e loro sanno. Allora, adesso passiamo alle esercitazioni e cominciamo con l'esercizio numero 1, in cui dovete completare le frasi con i verbi tra parentesi. La prima frase. Maria. Il verbo dovere, comportarti in maniera garbata. Allora, cari studenti, cosa dobbiamo dire in questa frase? Nella seconda frase, invece, i miei figli non potere viaggiare. 3. Caterina volere sempre fare di testa sua. 4. Mia madre sapere preparare le lasagne al forno. Allora, correggiamo.
Nella prima frase abbiamo Maria, virgola, cioè che parliamo a Maria. Dunque il soggetto in questa frase è tu. Tu devi comportarti in maniera garbata. Nella seconda frase invece abbiamo i miei figli, cioè loro. Loro non possono viaggiare. 3. Caterina, cioè lei, si tratta di un nome singolare femminile. Dunque, lei vuole sempre fare di testa propria. E nella quarta frase abbiamo mia madre. Mia madre, un nome singolare femminile. Dunque, lei sa preparare le lasagne al forno. Adesso passiamo al secondo esercizio, in cui dovete completare le frasi usando il verbo servile appropriato. Dunque io non vi do i verbi, ma voi dovete scoprire qual è il verbo corretto. Tu riflettere prima di parlare. 2. Non rispondere al telefono perché sono sotto la doccia. 3. Pranzare con me o hai altri programmi. 4. Signora, dirmi che strada prendere per andare al Ponte Vecchio, per favore. Allora ragazzi, cosa avete fatto per questo esercizio? Siete riusciti a scoprire la risposta giusta? Scopriamo. Allora, per la prima frase, cosa dovete dire? Tu devi riflettere prima di parlare. Dunque, dobbiamo usare il verbo dovere, devi. 2. Non posso rispondere al telefono perché sono sotto la doccia. Allora, se notate bene, in questa frase non vi ho dato il soggetto, ma lo dovete dedurre da soli. Attraverso che cosa? Guardate, abbiamo un indizio in questa frase. Guardate il secondo verbo, sono sotto la doccia, sono. Dunque abbiamo come soggetto io, un soggetto sottinteso, io sono. Dunque automaticamente il soggetto è io non posso rispondere, anche per questa prima parte. Io non posso rispondere al telefono perché sono sotto la doccia. È chiaro? 3. Vuoi pranzare con me o hai altri programmi? Vuoi pranzare con me o hai altri programmi? La stessa cosa. Il soggetto qui è sottinteso. Guardate il secondo verbo di questa frase. Hai. Dunque si tratta della terza o della seconda, scusate, persona del singolare. Tu. Dunque tu vuoi pranzare con me o hai altri programmi? 4. Signora, virgola, cioè che parliamo alla signora. Qui abbiamo un rapporto formale, dunque il soggetto è bravi, è lei. Lei sa che strada devo prendere per andare al Ponte Vecchio? Allora, questo per l'esercizio numero 2. Adesso passiamo all'esercizio numero 3. Esprimi l'idea della possibilità, della volontà e del dovere in queste frasi. Vi ricordate, nella regola abbiamo detto che i verbi servili danno il significato del dovere, della possibilità o della volontà quando si aggiungono al verbo. Va bene? Allora, per la frase numero 1,
hai molta pazienza. Dunque, se vogliamo esprimere l'idea del dovere, cosa possiamo dire? 2. Sopporti il caldo di Marrakesh. La possibilità. Allora, cosa diciamo? 3. Vado in Italia durante le vacanze d'estate. La volontà. Allora, ragazzi, avete risposto? Va bene, passiamo alla correzione. Per la prima frase, per esprimere l'idea del dovere, cosa dobbiamo dire? Devi avere molta pazienza. Ok? 2. Puoi sopportare il caldo di Marrakesh. L'idea è la possibilità, cioè è possibile sopportare il caldo di Marrakesh. E 3. Voglio andare in Italia durante le mie vacanze estive. Va bene? Qui abbiamo l'idea della volontà, del desiderio, cioè che desidero, voglio andare in Italia durante le vacanze d'estate. Va bene? Dunque, questo è tutto per i verbi servili. Allora, mi fermo qui, vi ringrazio della vostra attenzione e ci vedremo la prossima volta con una nuova lezione. Ciao ragazzi!